Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustavox ce l'ho qui, come al solito pesantissima, anzi questa volta è ancora più pesante dei mesi precedenti, quindi immagino che ci saranno dentro delle cose che pesano, quindi magari barattoli, bottiglie, cose così. Ma lo andremo a vedere subito. Prima però vi devo spiegare brevemente cos'è la Degustavox per chi ancora non la conoscesse. È una box che vi arriva a casa ogni mese per il prezzo di 15 euro, spese di spedizione gratuite e contiene prodotti alimentari a sorpresa. Ogni volta saranno prodotti che voi non conoscete o che magari conoscete già, ma comunque sempre di buona marca, ma non saprete mai che cosa c'è all'interno. Quindi ogni mese sarà una sorpresa aprirla e scoprire cosa vi hanno mandato. Se la volete provare per il primo mese potete pagarla soltanto 9 euro. Vi lascio tutto giù in info box, compreso il link di iscrizione e compresa la descrizione di cosa sia la Degustavox per chi magari volesse qualcosa di scritto. Comunque, basta con le premesse, andiamo a vedere subito che cosa mi hanno mandato. Il primo prodotto è questo pacco in confezione da 6 mini pacchettini di soffietti di mais dedicati a Frozen 2. Questi sono, come vi dicevo, 6 pacchettini e all'interno c'è una sorpresa da collezionare. Abbiamo questi soffietti di mais con olio extravergine di oliva. Io non sono assolutamente un'appassionata di Frozen, quindi non conosco i personaggi, la storia la conosco a malapena e quindi non vi so dire molto. Quello che posso dirvi è che adesso apriamo insieme il pacchetto, così vediamo come sono i 6 pacchettini e poi vediamo qual è la sorpresa. I pacchettini sono fatti così, sono 6. E due hanno questo personaggio di cui assolutamente io non conosco il nome. Poi c'è la protagonista e ci sono due con lei. E poi credo sia la sorella questa, non so, correggetemi se sbaglio. E anche di questi ce ne sono due. Quindi abbiamo questi tre personaggi sui 6 pacchettini. E la sorpresa che c'era all'interno è questo tatuaggio decorativo di quelli che si vanno a mettere con l'acqua e togliere poi con l'acqua. Credo che siano le due sorelle, però vi dicevo, sono un po' insicura su questo perché non è un mondo che mi appartiene, non conosco quasi nulla. Però se voi ne sapete di più, ovviamente io sono sempre pronta ad imparare, quindi scrivetemelo giù nei commenti. Poi il secondo prodotto è questo pacchetto di biscotti che assomigliano un po' ai savoiardi. Sono biscotti all'uovo e sono fatti in questo modo, sono un pochino più larghi e un pochino più corti dei classici savoiardi, però vedo che qui danno la ricetta del tiramisù e si possono utilizzare questi, quindi mi fa pensare che siano abbastanza simili ai savoiardi. Non apro il pacchetto perché altrimenti poi mi rimane aperto e si conservano meno. Poi però sicuramente vi faccio sapere cosa ne penso, magari in un altro video, quello dedicato alle scoperte food, quindi lì vi farò sapere se mi sono piaciuti oppure no, però vi posso dire che comunque mi ispirano parecchio. Poi abbiamo 3 pacchetti di patatine di marche diverse. Mi sembra di capire che questa Degustavox stia puntando molto sulle patatine. Queste sono quelle classiche, proprio le classiche classiche. Poi abbiamo queste che sono al formaggio, direi. Eccole qua, sono queste qui. E poi queste che sono al peperoncino. Queste sono cose che però io non mangio, non sono un'appassionata di questo genere di snack, quindi penso che le regalerò a qualcuno. Poi abbiamo 2 bottiglie di Gatorade. Queste vengono benissimo quando si fa sport oppure quando c'è molto caldo. Questa è al gusto lampone e questa è al gusto limone. Queste sono cose che mi fa piacere avere in casa perché, come vi dicevo, quando si fa sport magari si vanno a reintegrare un po' i sali minerali e quindi, insomma, è sempre bene averle. Poi vedo una cosa che mi fa fare un salto nel tempo. 2 pacchetti di Big Bubble. Questi rosa sono al gusto fragola e lampone e questi qui rossi sono al gusto Coca-Cola e limone. Sono 25 anni circa che io non mangio un chewing gum di questo genere. Li mangiavo quando andavo alle elementari, quando andavo alle medie, poi avevo smesso completamente, non li ho mai più mangiati.
Quindi per me sarà un vero e proprio salto nel tempo. Avere in mano questi pacchetti di chewing gum mi fa proprio ricordare quando ero una bambina, quando andavo a scuola, quando facevo con i compagni di classe le gare a chi faceva la bolla più grossa, perché comunque i Big Bubble hanno questa caratteristica di gonfiarsi, di fare la bolla, e noi facevamo queste gare. Non so se anche adesso vanno di moda queste cose tra bambini, non ne ho idea, perché io poi, non avendo figli, sono anche un po' fuori dal giro e non so cosa facciano i bambini di oggi. Però noi facevamo questo genere di gare e questo mi ricorda un po' quei tempi. Poi abbiamo una bottiglia di birra. Io non me ne intendo, sono astemia, non bevo mai nulla, quindi io non vi so dire nulla. Qui c'è scritto fresca come alla spina. Non so se sia vero, se non sia vero, non lo saprò neanche perché io non la bevo, quindi magari vedrò di regalarla a qualcuno che la beve. Poi abbiamo una bottiglia di Estate con tè nero, salvia e agrumi. Questa combinazione non l'ho mai provata, non l'avevo neanche mai vista, a dire la verità, però questa è una cosa che mi fa piacere avere. Vi direi che la berrò magari durante un viaggio in macchina quando fa caldo, ma io credo che quest'anno le vacanze saltino, perché comunque con questo virus che gira, a me sinceramente mi è proprio passata la voglia di andare in vacanza e io sono una viaggiatrice accanita, appassionata, io non vedo l'ora di viaggiare di solito, però sinceramente con il virus adesso proprio non mi va, ho anche paura, non me la sento, quindi sicuramente questa bottiglia di Estate non la berrò durante i miei viaggi in macchina, ma me la berrò stando a casa. Però andiamo avanti perché non è finita qua, ci sono altri prodotti. Abbiamo polpa di pomodoro della Mucca, questa qui in lattina che io ho già utilizzato, quindi è un prodotto che mi piace, sono contenta di averlo trovato. Poi abbiamo una barretta energetica al burro di arachidi e cioccolato fondente, eccola qua. Queste sono cose che io apprezzo. Devo dire che le barrette con gli arachidi, con le mandorle, con le nocciole, ma anche quelle con i frutti rossi, magari così o col cioccolato, le apprezzo, mi piacciono. Poi, come ultimo prodotto, abbiamo due confezioni di riso al vapore. Questo è precotto ed è pronto in 90 secondi. A me questi prodotti piacciono tantissimo, mi piacciono veramente tanto perché sono pronti in poco tempo e perché a me piace molto il risotto. Io più che la pasta preferisco il riso. Questo è riso con verdure, credo che lo proverò già questa sera. E questo è riso mediterraneo, quindi all'interno c'è un po' di pomodoro, un po' di erbe aromatiche, un po' di paprika. Invece qua come verdure abbiamo, ve lo dico subito, piselli, mais, carota e cipolla. Eccolo qua. Comunque questi io li apprezzo tantissimo, do per scontato che mi piacerà molto. Questi sono i prodotti della Degustabox di questo mese. Devo dire che metà del contenuto mi è piaciuto tantissimo e sono cose che sicuramente utilizzerò. L'altra metà questo mese mi è piaciuta un po' meno perché è piena di snack, di patatine, c'è la bottiglia di birra che comunque io non bevo, quindi insomma l'altra metà diciamo che la regalerò e mi soddisfa un pochino meno. Però devo dire che sono contentissima di aver trovato il riso, la polpa di pomodoro della Mutti che comunque è un'ottima marca, anche quei biscotti che assomigliano un po' ai savoiardi, comunque sono sicura che li utilizzerò per fare magari dei dolci, dei dessert, quindi insomma sono abbastanza soddisfatta. Fatemi sapere nei commenti se poi avevate deciso di provarla, se anche voi comunque acquistate la Degustabox. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.